una barriera discreta. La barriera continua ti mette un po' sotto scacco che un evento esogeno, ma anche un sell-off di poche ore o pochi giorni ti spiazzi completamente e ti faccia saltare la strategia. Quindi il prodotto di Marco onestamente mi piace. È un prodotto che va gestito in maniera un po' tattica, nel senso che non lo porterei fino a scadenza, perché poi veramente ti viene il coccolone, no? Con testa che va su e giù, però puoi sfruttare eventuali rimbalzi o storni sugli storni comprare e soprattutto sull'esplosione della volatilità, diciamo anche nell'altra puntata quanto sia saggio, no? Comprare un certificato quando il sottostante esplode la volatilità, perché già il fatto che poi si contrae la volatilità fa salire il prezzo e quindi è un prodotto di investimento che però utilizzerei con una logica di trading, purché ci promettiamo di utilizzare top bonus anziché bonus cap. Interessante oggi. Prego, cominciamo con le strategie. Oggi ce ne ho belle, oggi secondo me Ah. sono. Dio Palma. Però no, adesso DE 000 HV 4 Livorno Empoli Palermo 4. Palermo 4. Allora, questo qua è un Air France KLM. Prego. Sì, come al solito, Emeric, facciamo il solito giro, diciamo, dal breve al lungo, no? Partiamo con chi Va. vuole soffrire, tra virgolette, solo 3 mesi, perché qui la scadenza è il 16 settembre. E qui te lo mostro perché è la classica posizione tattica, no? Sfruttiamo il sell-off che ieri ha colpito Air France. Ieri Air France ha chiuso insomma, con un bel ribasso, tra l'altro anche stamane adesso ha recuperato, ma insomma, era sceso su un livello interessante, anche di supporto interessante. Se è un grafico sottomano te ne rendi conto al volo. E quindi ci dà la possibilità di tatticamente entrare su un livello di prezzo abbastanza interessante, o meglio, più interessante rispetto alle scorse sedute. E quindi chiaramente se tu entri a un prezzo migliore si allarga, no? Quello che è il rendimento potenziale. Pensa per questo prodotto qua 7,6% in 3 mesi, che sarebbe un 27% anno su anno, su un sottostante che tutto sommato è. Lo prendiamo con un buon timing e su un buon supporto. Per perdere deve fare meno 28 in 3 mesi e tutto sommato in un settore che mi piace, no? Perché sembra che le avioline adesso torneranno lentamente alla normalità e quindi questo diciamo è un po' il connubio della mia operatività, una stock selection con un market timing e un rapporto rischio-rendimento interessante sul prodotto. Va bene, Marco, aggiungiamo qualcosa su questo? Ah, guarda, direi che come inizio Pietro ne ha scelto uno in effetti abbastanza interessante. Soprattutto mi piace per due ragioni: la scadenza breve, quindi 3 mesi a scadenza, e una barriera che è comunque abbastanza conservativa. Parliamo di quasi un 30% di un titolo che ha già sofferto molto. E quindi assolutamente interessante. Va bene, niente, è abbastanza oggi tutti i contenuti con le dichiarazioni. Bene, meglio così. Ora andiamo in pausa, ma restate con noi perché abbiamo ancora una seconda parte di Focus Certificates all'interno della quale analizzeremo ancora molte altre strategie. Pausa. Bentornati, seconda parte di Focus Certificates. Caro Marco Medici, rispondiamo al nostro amico Luca. Buongiorno, una domanda. Il ritardo del pagamento delle cedole nei certificati, a volte anche di molti giorni, da chi dipende? Cosa possiamo fare? Grazie Luca. Beh, forse un attimino, Luca dovrebbe vedere un attimino se i certificati sono innanzitutto di Unicredit, che così risponde Marco Medici. Però può capitare di ritardo, Marco? Cioè, a prescindere in generale. Certo, guarda Emeric, ottima domanda quella di Luca, e è una questione vera che esiste, cioè non solo su quelli di Unicredit, ma anche su quelli di tanti altri emittenti, ci possono essere dei giorni di ritardo nel momento in cui vengono pagati i premi. Questi ritardi sono generati tendenzialmente da due fattori. Il primo fattore è il ritardo del pagamento da parte della depositaria alla banca del cliente. Allora, quando si dice che la data di pagamento è, per esempio, non so, il 27 maggio, quello che vuol dire è che il 27 maggio l'emittente pagherà la depositaria e la depositaria poi andrà a pagare la banca del cliente. Quindi ci può essere un primo ritardo in questo passaggio,
E poi un altro ritardo, invece, che è la cosa che forse capita un pochino di più, è quando la banca del cliente deve accreditare l'importo del premio sul conto del cliente stesso. Quindi quello che noi invitiamo a fare in caso di ritardi, che tendenzialmente purtroppo nell'ordine di 1 o 2 giorni ci sono quasi sempre, soprattutto quando parliamo di banche tradizionali e non di banche magari un po' più specializzate sul trading online. Quindi quello che noi consigliamo di fare, uno, è di aspettare magari un giorno dalla data ufficiale di pagamento, poi di contattare la propria banca per chiedere se è stato effettuato a loro l'accredito di quell'importo e in quel caso di accreditarlo a loro volta sul conto del cliente. E nel caso in cui questa banca stessa dicesse che non è arrivato l'importo, eccetera, allora in quel caso si può chiamare l'emittente e chiedere di controllare che tutto sia a posto dal tuo emittente. Diciamo, nel 90% dei casi purtroppo il ritardo è dato appunto dalla seconda fase, quindi dall'accredito da parte della banca tramite la quale è stato comprato il certificato al conto del cliente stesso. Purtroppo è un tema che esiste, quindi non solo con i nostri, anzi più con prodotti magari di altri che con i nostri, però è un tema che appunto va risolto un po' meglio una volta per tutti. Va bene, allora caro Pietro Di Lorenzo, continuiamo con le nostre strategie. Prego Pietro. Guarda, adesso vado su una cosa un po' più tranquilla, perché insomma ci abbiamo anche dei telespettatori che magari vogliono passare questo 2020. Ma non solo il telespettatore, anche il conduttore vuole passare un periodo allora, di tranquillità. Per il conduttore. Ecco. Allora, DE000HV4, sì. Como? Quadro X1. X1. Allora, mi hai portato un bel top bonus di Saipem, proprio per stare tranquilli. Bravo, grazie. per le nostre no, però Saipem, guarda, devo dire, questa settimana ha avuto un'interessante inversione della forza relativa, mostrando un grafico giornaliero. Si vede che un titolo che ha fisiologicamente sottoperformato a maggio, anche in virtù, diciamo, di un segno, no, rimasto sul grafico quando ha dato dei risultati che hanno un po' deluso, insomma sembra tornato un po' il feeling con il mercato. Il titolo è stato forte, anche oggi è forte, quindi potrebbe aver invertito la forza relativa. Andiamo su un prodotto con barriera discreta, quindi anche qualora venisse toccata, no, questo livello, questo fatidico livello barriera a 1,53,79, non si va a perdere il bonus, perché la fotografia si fa solo a scadenza. La scadenza in questo caso è il 17 dicembre, quindi stiamo circa insomma resistere un anno, e se effettivamente lo scenario che ha la scadenza, quindi a dicembre, il prodotto è sopra il suo livello di barriera, insomma il prodotto paga un rendimento che onestamente, diciamo, non è straordinario, siamo il 2-3%, però insomma capisco anche che c'è chi vuole già andare in consolidamento e questo potrebbe essere un prodotto abbastanza sereno. Se uno magari lo riesce a prendere su uno storno sottostante, tanto meglio, e tutto qua. Ma sì, dai, va bene, dai, pensavo peggio, andiamo avanti. Poi allora, ultimo invece, parliamo di un prodotto ideale per chi ama delle cedole periodiche, no? Ti ricordi, parlammo nell'altra puntata di chi auspica avere il coupon mensile, no? Certo. Al pari di chi insomma immagina di locare un appartamento. Qui osiamo un po', l'ISIN è DE000HV4KYX8. Ok. Perché osiamo? Osiamo perché andiamo su NEL, che come sai è un... Non so, cos'è? Ah, non sai? Sì, no, è una società norvegese attiva nel settore dell'idrogeno, che è uno dei macro trend che appassionano un po' tutti noi, no? Cioè quei cambiamenti un po' inevitabili che aspettano tutti noi nei prossimi 5-10 anni e quant'altro. Il tema è rischioso perché? Perché il titolo non sta facendo bene e si è portato sostanzialmente sul livello vicino, no? Al livello di barriera. Però il tema è questo, che essendo un prodotto che paga cedole incondizionate, anche se il titolo dovesse continuare a scendere in maniera violenta, il tema è che sicuramente incasserà in maniera incondizionata le cedole fino
al 15 gennaio del 2024. Quindi pensa, ti prendi fino a gennaio 2024 tutte queste belle cedole dello 0,55 mese su mese. Quindi incassi cedole e poi i conti si fanno il 15 febbraio del 2024. Lì, se effettivamente il titolo è tornato su livelli superiori, no, a quello che è il livello barriera, il prodotto paga 100 e hai già incassato tutte le cedolone. Il tema qual è? Che tu adesso lo compri 82,40 in lettera, quindi potresti guadagnare il differenziale fra 82,40 e 100, che sarebbe rimborso a scadenza, ma anche se non riesci nel continuarsi a scendere, quindi a scadenza il prodotto non paga il bonus, comunque è questa sorta di paracadute, no? Dato da tutte queste cedole che ha incassato fino a gennaio del 2024. Quindi per chi vuole mettere un po' di sale nella minestra, ama incassare un po' di cedole che ti consentono anche di ottimizzare l'aspetto fiscale, o diciamo sempre contribuiscono al reddito diverso, questo potrebbe essere un prodotto interessante. E però evidentemente il sottostante è quello che è, perché quando puntiamo su idrogeno evidentemente ci sono tante variabili che dobbiamo tenere in considerazione. Va bene, allora come commentiamo questo, Marco? Abbiamo qualcosa da dire? Beh, a parte che questo qua, però fammi capire quanto sì, è quanto, quindi insomma è giato da rischio cambio di corona norvegese. Marco, prego, un commento. Sì, guarda, abbiamo parlato spesso di prodotti di questo tipo, quindi prodotti che pagano dei premi fissi. In questo caso andiamo su un prodotto emesso qualche mese fa, di cui avevamo già parlato tra l'altro in questa trasmissione a marzo, credo. In questo caso la logica di investimento è un pochino diversa, secondo me, perché in questo caso noi andiamo a prendere un prodotto il cui sottostante sta andando male rispetto al valore iniziale di strike a cui appunto possiamo fare riferimento. Quindi in questo caso non è un investimento solo per i premi fissi, ma è anche un investimento un po' direzionale, andando a puntare sul fatto che appunto NEL vada a crescere da qui alla scadenza, perché se pensiamo che possa scendere anche di poco, solo di un 5%, quindi andare a rompere quella che è la barriera, sarebbe un investimento in cui noi andiamo a perdere soldi, naturalmente. Nel caso invece noi siamo positivi sul sottostante e quindi vogliamo puntare questa appunto performance positiva di quasi 20 punti, 17 punti, andando quindi a passare da 83 a 100, allora in quel caso è un investimento positivo. Nel caso in cui non abbiamo una più positiva sul sottostante, allora forse è meglio andare su altre strutture. Va bene, allora abbiamo ancora un paio di minuti. Non so se Pietro Di Lorenzo hai qualche altro prodotto, Pietro, di interessante. Ma guardi, se vuoi, Americo. Allora basta, Pietro, sei stato troppo lento, ti ha sorpassato Marco. Marco, dimmi. I giovani sono svelti, caro. Amico mio, bisogna sempre fare attenzione. Allora, vai Marco. Vai, allora, Domodossola Impoli 000, Talvero 4. No, veloce ma Livorno, non troppo. Livorno, Savona. Perché non ti ho capito. 4, Livorno, Savona. 49. Livorno Savona 49, mi manca. Ah, ok, no, c'è un cash collect. Worst off, quanto? Autocollable su paniere composto da AMD, Nvidia e AMS. Cos'è AMS? Cos'è? Allora, chi è? Perfetto. Allora, come hai detto bene, questo è un prodotto che paga un maxi premio iniziale, che è costruito su un paniere tematico. Quindi tutti e tre i sottostanti sono tendenzialmente appartenenti allo stesso settore, che è il settore dei microprocessori. AMS è una società, una fattispecie austriaca, che si occupa appunto di tutto quello che è la microtecnologia, quindi appunto processori per device tecnologici, per macchine, eccetera, eccetera. Quindi tendenzialmente andiamo su un paniere tematico. Quindi c'è meno rischio di correlazione, naturalmente, perché tutti e tre i sottostanti appartengono alla stessa industry. Ma perché volevo farti vedere questo? Perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, parlando di maxi premio,
si discuteva del fatto che ci sono delle banche che praticamente compensano subito le minusvalenze e altre che compensano solamente a scadenza. In questo caso, se noi andiamo a vedere i tre sottostanti, quello che vediamo è che a parte AMS, gli altri due sono entrambi abbondantemente sopra la pari. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo prodotto andrà, se le cose non peggiorano, da qui a luglio, a pagare un maxi premio di 15 euro. A partire da ottobre, invece, potrà scadere anticipatamente e andrà, su base trimestrale, a pagare dei premi del 2,4%. La cosa positiva, per chi cerca un prodotto che non solo possa pagare dei premi, ma possa scadere anticipatamente, quindi per andare a compensare le eventuali minusvalenze nel caso in cui si sia nel secondo gruppo di banche, quello che compensa solamente alla scadenza del prodotto, questo è un prodotto che è tendenzialmente vicino ad una scadenza anticipata ad ottobre. Infatti il titolo peggiore, quindi il worst off di questo paniere, quota poco sotto il valore iniziale. Sappiamo in quale situazione sia l'industria dei microprocessori in questo momento, quindi tendenzialmente possiamo pensare di avere un'opinione positiva. Nel caso in cui pensiamo che questo momento di forza relativa possa continuare ad esserci e quindi tutti e tre i sottostanti possano crescere, soprattutto quello che in questo momento è poco sotto il livello di strike, può essere una buona soluzione per prendere un maxi premio del 15% a luglio, un premio del 2,40% ad ottobre e contemporaneamente anche la scadenza anticipata. Quindi tendenzialmente può essere un'operazione un po' appunto mordi e fuggi. Nel caso in cui non dovesse scadere anticipatamente, continuerà a pagare senza effetto memoria, in questo caso, premi trimestrali di 2,40€, quindi quasi un 10% all'anno, condizionati alla barriera che è del 60%. Beh, dai, mica male. Vediamo, seguiamolo e vediamo come va a finire. È abbastanza lungo la scadenza, 2024, però dai, possiamo tenercelo lì. Allora, siamo arrivati al termine. Io ringrazio il nostro Marco Medici, lassù, e Pietro Di Lorenzo qua giù. Ciao Pietro, ciao Marco, alla prossima. Ciao, ciao. Grazie Emerick, alla prossima. Grazie a voi. Allora, terminiamo qui il nostro appuntamento legato al mondo dei certificati. Andiamo in pausa, restate con noi a seguire Forex Update e subito dopo analisi tecnica.